ci sono degli emeriti testa di cazzo che non firmano questa proposta, che è una proposta di legge di origine popolare, perché sono stati convinti dal sistema mediatico che ha attaccato pesantemente Berlusconi, creando una situazione di odio nei suoi confronti. Questo stesso sistema mediatico ha agito pesantemente anche contro l'onorevole Scilipoti, unico onorevole, unico parlamentare che ha presentato delle proposte di legge coerenti con le idee di tantissime persone che sono contrarie a questo sistema. Parlo ad esempio della libertà di culto, della libertà di cura, del riconoscimento delle medicine non convenzionali, del riconoscimento della professionalità degli informatori scientifici, del riconoscimento di altre professionalità, di lotta contro il signoraggio bancario, di proposta per la nazionalizzazione della Banca Centrale d'Italia. Ora Scilipoti si fa anche carico di questa importantissima proposta di legge di iniziativa popolare contro le banche che quando ti piantano una grana pretendono subito di avere la prima casa. Questo è un'ingiustizia sostanziale perché va contro gli stessi principi della libertà. Infatti, un cittadino può ritenersi libero quando dispone delle monete necessarie stampate per lui dalla Banca Centrale Nazionale. E in un secondo tempo può considerarsi libero e indipendente esclusivamente se può dormire sotto un tetto di sua proprietà. Non siamo all'epoca delle grotte. L'epoca delle grotte è finita. Tu mi vuoi portare via la casa perché tu banchiere, tu bancario, vuoi asservire me stesso e la mia famiglia. Mi vuoi terrorizzare. Occorre per forza fare una legge che vieti a queste persone, a questi delinquenti di banchieri, di portarti via la prima casa, quello che stanno facendo negli Stati Uniti d'America. Impignorabilità della prima e unica casa. Modifica al codice civile, articolo 2910-2911, al codice di procedura civile, articolo 514 e alla legge 248-2005. Firma con responsabilità e fiducia. Al cambiamento noi possiamo partecipare. No all'accanimento di Equitalia e delle banche. Pura organizzazione a delinquere. Come dimostra ampiamente il caso Monte dei Paschi di Siena. Sono riusciti, parlo soprattutto degli esponenti del PD, di questo infame partito, sono riusciti a trasformare una delle banche più importanti del mondo, riconosciuta per quello che è. Una delle primissime banche fondate, vedi caso in Italia, per controbattere la speculazione degli usurai ebrei. Sono riusciti a portare alla distruzione persino questa banca. Gli italiani non se ne rendono conto perché sono dei coglioni.